Buonasera ragazzi, ecco, oggi è il 31 di agosto 2023. Ieri vi ho presentato questo piccolo Red Dot, marca sconosciuta a Omechie. Oggi sono andato, ecco, togliamo il cappuccio così si vede bene. Oggi sono stato al poligono, ecco, sto cercando di vedere un'inquadratura migliore. Purtroppo non ho un cameraman, io, ecco, il Red Dot è montato a 45 gradi e l'ho tarato a brevi distanze. Il cannocchiale è tarato sui 50 metri. Allora, ho messo inizialmente un bersaglio a 15 metri, ho sparato, andavo in basso a sinistra. Ho agito sulle viti di regolazione, sono riuscito anche a questa laterale che è coperta dal tubo, con cacciavite sottile passando sotto il tubo del cannocchiale, e va bene, va tutto bene. Quindi ho azzerato, con pochi colpi ho portato al centro del bersaglio, poi ho continuato a sparare, ero stato di 3, 4, 5 colpi. L'arma e la cartuccia che ho usato, cioè l'arma era CX4, la cartuccia è una ricarica con palla ramata e GM3, molto precisa, si è rivelata potente e la precisione c'è stata. Ho portato un altro bersaglio a 25 metri, più o meno il cale traiettorio non c'è, poi di nuovo un altro bersaglio a 15 metri. I colpi si doppiavano al centro, quindi che vuol dire? Vuol dire che questo piccolo oggetto da 40 euro tiene perlomeno sulla distanza dei 50 colpi con un'arma in 9 mm con chiusura a massa. Questo è un pesante otturatore, teniamolo presente, un pesante otturatore che batte a fondo corsa. Malgrado ciò, questo piccolo Red Dot a Omechie ha retto l'impatto perlomeno sui primi 50 colpi. Non so quanto potrà durare nel lunghissimo periodo e non so quanto potrà resistere, secondo me poco, a eventuali caduti o urti o sbalzi termici consistenti che nel nostro clima qui non ci sono, dove sono io. Quindi per il momento l'oggetto da 40 euro, il piccolo Red Dot, ha soddisfatto pienamente le aspettative. Ho lasciato su Amazon una recensione positiva, molto positiva, perché se lo merita per quello che costa, per un'arma da divertimento, per uso ludico al tiro a segno. Non sto parlando di mettere questo oggetto per andare a combattere in Afghanistan. Ogni cosa deve essere relativa. E quindi ecco, questo è il resoconto finale sul Red Dot, per il primo resoconto, non finale, il resoconto iniziale su questo Red Dot. E vedremo per il prossimo quanto dureranno il tempo. Buona serata a tutti, alla prossima. Iscrivetevi al canale, questo è un canale amatoriale, nessuna sponsorizzazione, nessuna pubblicità, nessun fine di lucro, tutto di tasca mia. Quindi se vi iscrivete, magari per condividere, magari per avere un po' di soddisfazione personale e nient'altro, vi ringrazio.